oggi io vorrei con voi scorrere un po' il tema dell'organizzazione essenzialmente dei comuni da soli e nelle loro forme di associazione che, come sapete, sono molto importanti in un contesto come quello della provincia di Trento, dove parliamo di comuni per la gran parte piuttosto piccoli in termini sia di popolazione che di struttura amministrativa, dove di conseguenza le forme di collaborazione, di associazione fra i comuni sono particolarmente importanti e all'ordine del giorno. Le cose di cui vi parlerò trovano un po' la loro fonte nel codice degli enti locali, che è appunto la legge regionale 2 del 2018, che è un po' l'omologo del testo unico degli enti locali, che invece a livello nazionale è un testo del 2000. E poi ovviamente io vi parlerò appunto della disciplina legislativa, poi è chiaro che ogni comune, essendo come si diceva l'altra volta, un ente con una propria autonomia organizzativa, evidentemente ha dei margini di autonomia nella definizione di alcuni passaggi e quindi e poi anche lo statuto del singolo comune, che è deliberato con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri, a fissare delle regole che vanno a integrare o in qualche passaggio magari anche a fare qualche scelta derogatoria rispetto al modello tradizionale dove la legge lo consente. Io inizierei dal tema degli organi, ma gli organi di governo comunale come individuati dal codice degli enti locali sono questi tre: il consiglio comunale, la giunta, il sindaco. Attenzione che non sono soltanto questi gli organi di un comune, nel senso che, per esempio, non so, ve ne dico degli altri, chi ha esperienze amministrative gli salteranno in mente, insomma, l'organo di revisione, il revisore contabile. Nei comuni più strutturati, i consigli comunali possono avere degli organi interni, le commissioni. Può esistere o non esistere, poi lo vediamo quando è necessario che ci sia un'altra figura monocratica all'interno del Consiglio, che è il Presidente del Consiglio Comunale. Poi gli statuti comunali possono prevedere tutta una serie di altri organi facoltativi, per esempio il Comune di Trento ha il Consiglio delle Donne, ad esempio, oppure la consulta dei giovani, o il Consiglio dei Giovani, adesso non ricordo come si chiami, ma il Comune di Trento, per esempio, ha anche un organo consultivo, ovviamente, dedicato proprio alla rappresentanza di una fascia della popolazione, che è quella dei giovani, o ad esempio quella appunto delle donne. Questi però sono organi, alcuni facoltativi, altri comunque, diciamo diversi da quelli principali. Quelli principali, quelli che esercitano un ruolo essenziale nel governo del comune, sono appunto i tre che vedete indicati a schermo. Io mi concentrerò essenzialmente su questi tre adesso nelle prossime slide, partendo dal Consiglio Comunale, che, come dicevo, è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. È un organo collegiale, significa che è un organo fatto di più persone, quindi delibera con il voto, con la partecipazione di più persone, quindi con un meccanismo di maggioranze. Ed è un organo eletto, democraticamente eletto. Eletto da chi? Gli elettori del Consiglio Comunale sono tutti cittadini maggiorenni iscritti alle liste elettorali del Comune, che significa i residenti maggiorenni del comune, ma significa anche i soggetti iscritti all'anagrafe degli residenti all'estero, le persone che risiedono all'estero, ma che originano da un determinato territorio e che continuano a mantenere, nonostante siano residenti all'estero, il diritto di partecipare all'elezione degli organi democratici italiani, tra cui anche quelli del loro comune di precedente residenza in Italia. Questo per quel che riguarda il cosiddetto elettorato attivo, cioè coloro che hanno il diritto di voto. Chi invece può essere eletto consigliere comunale, ovvero chi ha il cosiddetto elettorato passivo, sono
tutti i cittadini maggiorenni residenti in qualunque comune della Repubblica, il che significa che a consigliere comunale di Trento si può candidare anche una persona che risiede ad Aldeno, ma anche una persona che risiede a Reggio Calabria. Possono candidarsi a consiglieri comunali, a componenti del Consiglio comunale, in realtà anche i cittadini di altri paesi dell'Unione Europea che risiedano nel comune. Questa è una previsione che deriva dal diritto comunitario, che non è soltanto propria dei comuni trentini e neanche solo dei comuni italiani, ma è un diritto del cittadino europeo. Quindi sappiate che anche voi, se nella vostra vita doveste un giorno andare a trasferirvi in un altro paese, chiaramente dell'Unione Europea, chiaramente manterreste la cittadinanza italiana e dunque non potreste magari votare per l'elezione del Parlamento, mettiamo, francese. Però nel momento in cui vi trovaste a risiedere nel comune di Parigi, potreste essere tranquillamente eletti e in realtà anche partecipare al voto per le istituzioni del comune di Parigi. È una forma di partecipazione democratica dei cittadini europei che appunto il diritto europeo prevede. Nei comuni della provincia di Trento, il Consiglio comunale è composto da 40 componenti nel comune di Trento, 32 componenti nei comuni con popolazione superiore ai 30.000. Voi avete idea di quali siano i comuni con popolazione superiore ai 30.000 ma inferiore ai 100? Ce n'è solo uno in Trentino. Roverito. Esattamente. Poi ci sono i 22 componenti nei comuni con popolazione superiore ai 10.000, 18 nei comuni con popolazione superiore ai 3.000, 15 nei comuni con popolazione superiore ai 1.000, poi nei comuni più piccoli, fino ai 1.000 abitanti, 12 componenti, oppure tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunge quello fissato, perché nei comuni piccoli si fa fatica anche ad arrivare ai 12 componenti, ovvero magari capita che si formino le liste e che poi all'esito delle elezioni non ci siano neanche 12 persone che ottengono almeno un voto e quindi ovviamente a quel punto il Consiglio non può che essere formato dal numero delle persone materialmente eleggibili. Nei comuni fino ai 3.000 abitanti il Consiglio è presieduto dal sindaco. Oltre i 3.000 abitanti è previsto che il Consiglio Comunale elegga al suo interno un presidente del Consiglio Comunale che ha ovviamente la funzione di presiedere le sedute, ovviamente, e quindi anche di convocarle, di determinarne l'ordine del giorno e di assicurare, e questo forse è un po' il ruolo, la parte più nobile del ruolo del Consiglio Comunale, di assicurare che il confronto fra la maggioranza e la minoranza consiliare si svolgano in condizioni di effettivo confronto democratico. Quindi è essenzialmente una figura di garanzia, quella del presidente del Consiglio Comunale, che esiste solo nei comuni sopra i 3.000 abitanti per una questione anche di economia di mezzi, insomma. Ciò non toglie che ovviamente anche nei comuni al di sotto chi presiede, ovvero il sindaco, abbia gli stessi ruoli e gli stessi compiti di garantire appunto l'esplicitarsi dei diritti delle minoranze, che peraltro sono anche garantiti da altre figure e dal controllo di legalità di altre figure, quali ad esempio, e lo vedremo quasi in fondo, la figura del segretario comunale, che non è un organo del comune, ma che è comunque un funzionario comunale che ha un ruolo particolare perché non è un ruolo soltanto di esecuzione di deliberazioni, ma è anche appunto di garante della legalità. Lo statuto può prevedere che il Consiglio abbia, si articoli in commissioni di lavoro. Tendenzialmente sono i comuni più grandi ad avere istituite le commissioni di lavoro che hanno una funzione di istruttoria rispetto ai provvedimenti che poi comunque devono comunque passare per l'aula. E le sedute del Consiglio delle commissioni consiliari, sapete che sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento, tipicamente i casi in cui, ad esempio, si discuta di situazioni personali o si debba votare su o discutere dell'intenzione.
casi particolari molto, molto limitati, ma di regola le sedute sono sedute pubbliche. I consigli comunali restano in carica 5 anni, vengono quindi eletti con un turno nell'ambito di turni elettorali generali che si svolgono ogni 5 anni, possono in realtà cessare prima della loro naturale scadenza. Quando è che cessano prima? Parto dal fondo, quando il Consiglio Comunale ha perduto la metà dei propri componenti e questi non sono stati sostituiti. Quando è che succede questo? Succede questo per effetto di dimissioni di singoli membri che non possano essere sostituiti perché magari, molto banalmente, la lista dei candidati, a cui spetterebbe quel seggio si è esaurita. E quindi in quei casi, quando per effetto di più dimissioni si perde oltre la metà dei componenti e non è possibile sostituirli o con un termine tecnico che magari avete sentito ancora surrogarli, il consiglio si scioglie. Ma in realtà il consiglio si scioglie anche in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, oppure approvazione da parte della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco e della giunta comunale. Questo perché? Perché nel nostro sistema elettorale comunale, da partire dagli anni 90, l'elettore non elegge più soltanto il consiglio comunale che poi individua al suo interno la figura del sindaco e della giunta. No, di fatto abbiamo un sistema di cosiddetta elezione diretta del sindaco, quindi l'elettore quando va a votare per il rinnovo dei consigli comunali in realtà si trova davanti a una scheda dove c'è anche indicato un nominativo del sindaco e di fatto all'esito dell'elezione, che poi può prevedere o meno il ballottaggio, ma non entro nel merito, ma insomma diciamo che all'esito del processo elettorale ciò che esce dalle urne è l'elezione di un sindaco e l'elezione di un consiglio comunale, che quindi hanno entrambi direttamente una legittimazione popolare diretta. Voi sapete che in realtà a livello di istituzioni dello Stato sono istituzioni ispirate al modello della Repubblica parlamentare, per cui in realtà gli elettori votano un Parlamento. E poi quel Parlamento, di fatto, le forze che stanno dentro al Parlamento devono esprimere una maggioranza. C'è un Presidente della Repubblica che individua un capo del governo e quel capo del governo deve avere la fiducia del Parlamento. Se a un certo bel momento il Parlamento non ha più la fi non nutre più fiducia nel governo, lo può sfiduciare, ma non è che automaticamente il Parlamento si scioglie, può essere formato un altro governo. Tant'è che in questa legislatura siamo, boh, mi pare che sia il terzo governo, se non sbaglio, Conte primo con una maggioranza, Conte secondo, lo stesso Presidente del Consiglio, ma con una maggioranza diversa, e adesso governo Draghi con una maggioranza diversa ancora. Però il Parlamento non si è sciolto. Diversamente nel livello di governo comunale e così anche tra resto nel livello provinciale, della provincia autonoma, dove anche il presidente della provincia è eletto con elezione diretta, se il consiglio provinciale o il consiglio comunale decidono di interrompere il rapporto di fiducia col presidente della provincia o col sindaco, per quel che ci interessa, lo può fare, ma anche il consiglio decade e quindi di fatto la palla torna in mano agli elettori. Questo è un sistema elettorale che poi si compendia un po' anche in questa frasettina, sto latinismo qua, no? Simul stabunt, simul cadent, cioè stanno in piedi, così come stanno in piedi insieme, così cadono insieme sostanzialmente. Ed è un sistema che ovviamente, come potete ben capire, rende molto più forte, più stabile la figura del sindaco rispetto al consiglio, nel senso che ovviamente abbiamo un sindaco che è elezione, espressione diretta dei cittadini e quindi ha una propria diretta legittimazione e che quindi può dialogare col consiglio in una logica che gli dà maggiore margine di manovra e maggiore stabilità. Tant'è che
succede piuttosto raramente che cada prima del tempo un'amministrazione comunale. Comunque succede molto più raramente di quanto non succeda che cada un governo a livello nazionale, perché ovviamente il sistema è costruito in maniera differente proprio per dare stabilità a livello di governo locale. Consiglio comunale, competenze. Allora, quali sono le competenze del Consiglio comunale? Abbiamo detto che è un organo di indirizzo, quindi tendenzialmente non si esprime su provvedimenti puntuali di attuazione di politiche specifiche, ma tipicamente si esprime su o in ambiti legati alla programmazione o su scelte di merito molto generali e piuttosto alte, diciamo, no? Appunto tipiche di quelli che sono un organo di indirizzo e quindi vabbè, delibera lo statuto dell'ente, che è un po' come se fosse la costituzione del comune, se volete, semplificando un pochino tanto, approva i bilanci, i rendiconti, i piani strategici, i documenti di programmazione, i programmi delle opere pubbliche, i piani territoriali urbanistici, tutta quella che è la pianificazione. Il bilancio, per esempio, perché è importante il bilancio in un comune? Secondo voi è soltanto un fatto contabile, un approvare, un verificare che i denari siano stati spesi bene ex post? Oppure c'è una valenza più ampia nell'approvazione di un bilancio comunale, tenendo conto che nella logica, nella terminologia della pubblica amministrazione, quello che per le società invece è il bilancio di esercizio, quello che si fa consuntivo, si chiama rendiconto, e quello che invece viene chiamato bilancio ha più a che vedere con una logica che potrebbe essere più vicina a quella di un budget. Quindi di una programmazione preventiva. Ed è particolarmente importante perché, come si diceva anche l'altra volta, contano le competenze, ma conta anche avere i denari necessari per attuarle. E quindi decidere, ad esempio, quanti denari io metto per la manutenzione delle strade e quanti invece io ne riservo alle politiche giovanili è un atto politico importante che determina poi anche tutto quello che è l'attuazione successiva, perché evidentemente se dentro un bilancio io su un determinato capitolo, su un determinato ambito metto poche o molte risorse, questo influenza poi quanti e quali progetti potrò poi andare a sviluppare nel corso della gestione. Quindi in realtà il passaggio dell'approvazione del bilancio preventivo è forse uno dei passaggi più delicati, una delle competenze più delicate dei consigli comunali. L'altro ambito particolarmente delicato, particolarmente importante, è quello relativo alla pianificazione e al governo del territorio, no? Tema dell'approvazione dei piani regolatori, che ovviamente l'altra competenza importante dei comuni è la gestione del territorio e la pianificazione, il decidere dove possono essere costruite determinate opere, determinati che utilizzo può essere fatto del territorio, è un'altra delle competenze forti del Consiglio Comunale. Sono di competenza del Consiglio Comunale anche, questo vi segnalo, la lettera E, la costituzione e la modificazione delle forme collaborative intercomunali, quindi la scelta di gestire in collaborazione determinate competenze, ragione per cui gli accordi che tra amministrazioni, tra i comuni di un determinato ambito che sono alla base del funzionamento dei piani giovani sono approvate dai consigli comunali, perché sostanzialmente sono delle forme di accordo e di collaborazione intercomunale, di cofinanziamento con individuazione di un capofila, poi lo vedremo bene che cosa sono nel dettaglio, ma di fatto sono forme di collaborazione intercomunale su cui si esprimono i consigli comunali. Si esprimono i consigli comunali anche sulla decisione di istituire o di smettere i servizi pubblici e su come gestirli. Ovviamente voi dovete pensare che alcuni servizi sono abbastanza intanto scontati
necessità e poi previsti anche dalla legge, altri potrebbero non esserlo, quindi possono essere delle scelte anche discrezionali che spettano appunto al Consiglio Comunale. Vabbè, la Costituzione, la partecipazione a società, l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, gli indirizzi da osservare da parte degli enti dipendenti, vabbè. Gli acquisti, le alienazioni immobiliari, sempre perché ovviamente hanno un impatto sul patrimonio del comune, e ovviamente questo è importante che venga deciso dall'organo di governo più rappresentativo. La definizione degli indirizzi per le nomine dei vari rappresentanti del comune nei vari organi che il comune o negli enti che il comune partecipa, e poi, e qui appunto torna al tema dell'autonomia statutaria, ogni altra attribuzione che lo statuto abbia espressamente attribuito al Consiglio Comunale. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono riservate al Consiglio Comunale, quindi non possono essere oggetto di possono essere adottate neanche in via d'urgenza da parte degli altri organi. Fatta salve le variazioni di bilancio, anche se poi ovviamente c'è un obbligo di sottoporre a ratifica. Ratificare un atto vuol dire sostanzialmente far sì che l'organo che aveva la competenza per adottare quell'atto, ma che non l'ha adottato perché è stato adottato da un qualche altro organo, vada di fatto ad avallare la scelta fatta da quest'altro organo. Non lo so, io delego, dico ad Alessandro che mi aiuti a gestire il mio patrimonio, ma gli dico: guarda che però tu mi dai una mano, però non puoi vendere la mia macchina. Alessandro però trova una persona che è particolarmente desiderosa di pagare un buon prezzo per comprare la mia macchina, gliela vende lo stesso. La mia macchina a quel punto non produce effetto il contratto che lui ha stipulato perché andava oltre i suoi poteri. Io però posso sempre andare a dire: beh, però siccome Alessandro tu hai fatto un buon lavoro, io ratifico il tuo operato. E quindi di fatto quella vendita che tu avevi fatto anche senza avere il potere di farla, io la ratifico e quindi faccio sì che possa produrre effetti sostanzialmente. Quelle che abbiamo visto sono le competenze in termini di approvazione di atti, poi bisogna tener conto che i consigli comunali hanno in realtà una serie di poteri ulteriori che sono più che altro, più che legati all'approvazione formale di atti specifici, sono legati a funzioni da un lato di indirizzo nei confronti del sindaco e della giunta e dall'altro di controllo di tipo politico sull'operato sempre del Consiglio della Giunta e della struttura comunale. E queste attività si esplicitano, ovviamente, vabbè, prima assumendo informazioni attraverso il diritto di accesso a tutte le informazioni e le notizie di cui l'amministrazione abbia possesso, quindi un consigliere comunale ben può, ad esempio, andare a domandare gli atti di un comune, anche quelli riservati, anche quelli che non sono pubblicati sul sito, ma quelli che vengono gestiti dagli uffici, quindi il consigliere comunale ha possibilità di accedere a tutti gli atti del comune. Poi è chiaro che non può divulgarli urbi et orbi, però li può conoscere e questo conoscere gli atti gli serve per esercitare le funzioni di controllo e di indirizzo che gli sono proprie e che vengono poi tradotte materialmente nella presentazione di interpellanze o interrogazioni. Si chiede al sindaco di sapere cosa intende fare per sistemare le buche nella piazza del paese. Classica interrogazione, oppure tanto per stare nei temi di questi giorni, si chiede al sindaco di sapere perché se l'amministrazione intende o no partecipare al bando del piano nazionale ripresa e resilienza e perché voglia farlo e perché non voglia farlo. Per cui ovviamente sono delle domande che si fanno e che hanno anche lo scopo, magari ovviamente, soprattutto quando vengono dalle minoranze, di pungolare un po' l'amministrazione, insomma, no? Così come nel ruolo dei consigli comunali.
oppure mozioni e ordini del giorno, che sono atti con cui il Consiglio Comunale impegna politicamente il sindaco e la giunta a realizzare determinate cose. Impegna il sindaco e la giunta a promuovere nell'ambito del piano giovani di zona, a valorizzare nell'ambito del piano giovani di zona progettualità che vadano nella direzione di sostenere i giovani nella ricerca attiva del lavoro, per esempio. Cosa succede a quel punto? La giunta si vede impegnata in questo senso e che cosa può fare? Che cosa deve fare? Beh, deve cercare di orientare la sua attività amministrativa al rispetto di questo tipo di orientamenti. Cosa succede se non lo fa? Di per sé non succede nulla in termini di conseguenza giuridica immediata. È chiaro però che se un consiglio comunale ha votato a maggioranza e ha detto: caro sindaco, ti chiedo di fare questa determinata cosa, e poi il sindaco non la fa, si crea ovviamente un tema di dibattito politico che poi ovviamente viene portato anche sull'elettorato, e in termini poi di conseguenza estrema può essere, dal punto di vista politico, la giustificazione magari anche addirittura per andare a votare una sfiducia nei confronti di quell'amministrazione, per cui sono conseguenze che possono essere anche importanti, ma che sono più sul piano politico che sul piano giuridico, evidentemente. Altro organo, la giunta. La giunta, dice il codice degli enti locali, collabora col sindaco nell'amministrazione del comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. Quindi è un altro organo collegiale che funziona con la partecipazione quindi di più persone, e queste più persone sono il sindaco e gli assessori. Hanno appunto un ruolo di collaborazione, la giunta è un organo che collabora con il sindaco nell'amministrazione, cioè materialmente nell'attuazione di tutti quegli indirizzi che il Consiglio Comunale ha dato attraverso gli atti che abbiamo visto sopra. Materialmente la giunta comunale è quell'organo che ha la cosiddetta competenza residuale all'interno del comune, cioè tutto quello che la legge e lo statuto non dice che è di competenza del consiglio o del sindaco, allora è di competenza della giunta sostanzialmente. Fatto salvo che poi, come vedremo dopo, le attività gestionali vere e proprie non sono di competenza della politica, ma della parte tecnica del comune, quindi ci sono poi delle ulteriori specificazioni da fare. Infatti la norma dice, no, compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del sindaco, degli organi di decentramento, che sono sostanzialmente le circoscrizioni che ci sono solo nei comuni più grandi o i municipi che sono stati costituiti magari in qualche comune che viene da processi di fusione, ma anche del segretario comunale o dei funzionari dirigenti. La giunta si compone del sindaco che la presiede e di un numero di assessori stabilito dallo statuto, che non può essere superiore a 7 nei comuni sopra i 100.000, quindi sempre Trento, 6 nel comune di Rovereto, 5 nei comuni sopra i 10.000, 4 nei comuni sopra i 3, 3 componenti nei comuni sopra i 1.000 e 2 componenti nei comuni fino ai 1.000 abitanti. Queste cifre possono essere aumentate di un'unità se lo statuto lo prevede, se però si sceglie di avere un assessore in più, la regola è che questa scelta deve essere a costo zero per il comune. E quindi sostanzialmente io posso avere nei comuni tra i 1.000 e i 3.000 abitanti quattro assessori invece che tre. Però se faccio questo tipo di operazione devo ridurre lo stipendio di tutti per fare in modo che quattro assessori costino tanto che tre, sostanzialmente. Questa è una mediazione che, per inciso, vale solo per i comuni della provincia di Trento, per quella di Bolzano invece non è così,
e che è stata introdotta sull'onda di quella che ben potete capire, no? Degli scandali, del costo della politica, eccetera, 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 che hanno fatto sì che ci trovassimo con queste regole anche un po' particolari, insomma. Chi è che può essere componente della giunta comunale? Allora, li sceglie il sindaco, che li nomina e li può anche revocare in corso di mandato. La revoca di un assessore, così come le dimissioni di un assessore, non comportano il decadere dell'intera giunta e del sindaco e anche del consiglio. Questo succede solo se a dimettersi è il sindaco stesso. Proprio perché mentre il sindaco è eletto direttamente dai cittadini, gli assessori invece sono nominati dal sindaco che possono essere e possono quindi essere anche rimossi nel corso del mandato. Di regola sono individuati fra i componenti del consiglio comunale, può essere prevista dallo statuto comunale la possibilità di nominare assessori cosiddetti esterni, purché in numero non superiore alla metà dei componenti della giunta. C'è solo un caso in cui il sindaco può, anzi deve, nominare un assessore esterno anche se lo statuto comunale formalmente non glielo consente. Il caso è quello della necessità di rispettare la composizione mista in termini di genere della giunta, perché abbiamo una norma che prevede l'obbligo di avere le giunte comunali con rappresentanza di entrambi i generi. Può capitare però che nonostante le liste siano formate con la presenza di persone appartenenti ad entrambi i generi, eccetera, venga eletto un consiglio comunale di tutti uomini o di tutte donne, per carità. E però in quel caso diventa obbligatorio avere anche l'assessore, uomo o donna che sia, e in quel caso, anche se lo statuto comunale non lo consente, il sindaco deve di fatto andare a pescare fuori sacco un assessore del genere non rappresentato all'interno del consiglio. Succede raramente, però succede. Poi, insomma, il perché, il per come succeda sarebbe anche interessante, ma è oggetto di tutta un'altra discussione, però di fatto questo è un caso che di tanto in tanto succede anche. Allora, il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto ed entra in carica al momento della proclamazione. È l'organo responsabile dell'amministrazione del comune. Quindi rappresenta il comune, ha la rappresentanza legale, ha la rappresentanza istituzionale del comune. Ha la responsabilità di far sì che appunto quelli che sono le linee di mandato del suo programma elettorale e gli indirizzi che il Consiglio Comunale poi gli elabora nel corso della gestione attraverso gli atti che abbiamo visto, ha la responsabilità di attuare questo tipo di propositi e di indirizzi. E poi ha una funzione per fare questo. Esercita insieme alla giunta comunale una funzione di indirizzo nei confronti della struttura amministrativa, quindi attraverso i dipendenti funzionari del comune. Questi sono, diciamo così, il ruolo del sindaco come responsabile dell'amministrazione comunale. Poi in realtà il sindaco ha un'altra faccia, un po' due vesti, diciamo, ha la veste del capo dell'amministrazione comunale. E poi anche un'altra veste, la fascia tricolore, in realtà neanche un altro. Diciamo che ci sono dei territori dove più si è radicata la tradizione, ma il sindaco ha anche un medaglione. Adesso guardate, l'ho preso proprio il primo risultato che mi è capitato, ma magari vi sarà capitato di vederlo. In realtà si vede poco perché è stata introdotta nel nostro ordinamento da non tanti anni ed è tipica in realtà dei comuni dell'area nordica del nord Europa. Nei comuni del nord Europa tipicamente il sindaco usa utilizzare questi medaglioni. Noi in Trentino li abbiamo entrambi e la legge regionale specifica anche qual è il senso di averli entrambi, perché sostanzialmente la legge regionale dice che il medaglione è il distintivo del sindaco come
capo dell'amministrazione comunale. Invece la fascia tricolore è il distintivo del sindaco, quale ufficiale del governo, perché in realtà il sindaco, oltre a essere appunto espressione della comunità locale, si qualifica anche una serie di norme, lo qualificano anche come ufficiale del governo, quindi come rappresentante del governo dello Stato in ambito locale. Quali sono di fatto quegli ambiti in cui il sindaco si comporta da ufficiale del governo? Beh, ad esempio quando gestisce i registri di stato civile o i registri elettorali, Sono funzioni che in realtà vengono svolte dal comune e in particolare ne è responsabile il sindaco, ma sono funzioni che hanno un rilievo statale diretto, ma addirittura pensate a tutto l'ambito dell'ordine e della sicurezza pubblica, delle cosiddette ordinanze contingibili urgenti in materia di sicurezza pubblica. Le abbiamo viste anche nel periodo del Covid, ad esempio, no? Quando si formavano gli assembramenti nelle vie cittadine e il sindaco adottava l'ordinanza contingibile urgente per tenere la gente distanziata nei centri storici. In quei casi lì esercitava una competenza che è una competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica, che è una competenza delegata dallo Stato. Addirittura voi dovete sapere che nei comuni dove non c'è il commissariato di polizia o la stazione dei carabinieri o la guardia di finanza, il sindaco è ufficiale di polizia giudiziaria, quindi se capita un crimine nel comune di Sfruzzo, dove non credo che ci sia la stazione dei carabinieri, o magari anche sì, ma mettiamo che non ci sia, il sindaco di Sfruzzo può andare ad arrestare in flagranza il soggetto che abbia commesso il reato per cui sia previsto l'arresto. Proprio perché ha una serie di funzioni che gli derivano dal fatto di essere non semplicemente il capo dell'ente locale, del comune, ma dell'essere una rappresentante del governo all'interno della comunità locale. Quindi la regola ortodossa vorrebbe, per esempio, che quando il sindaco va ad officiare i matrimoni si metta la fascia tricolore e quando invece interviene a portare il saluto dell'amministrazione alla festa degli alpini, siccome si presenta come capo dell'amministrazione, dovrebbe teoricamente avvalersi del medaglione e non della fascia tricolore, anche se noi, nel nostro immaginario comune, il sindaco è quello con la fascia tricolore sempre, sostanzialmente. Fin qui gli organi, dopodiché, oltre agli organi, c'è evidentemente la struttura amministrativa, i dipendenti comunali. Dipendenti comunali e ovviamente anche figure che all'interno dell'amministrazione e dell'organizzazione comunale sono incaricati di adottare atti o sono responsabili di servizio di funzioni. C'è un principio generale che è importante da tenere presente, anche se poi ha una serie di deroghe nel nostro piccolo contesto, che è quello della separazione delle funzioni di indirizzo da quelle gestionali, cioè a dire che la politica, il Consiglio Comunale, la Giunta e il sindaco hanno delle funzioni comunque di stabilire la direzione e valutare poi l'operato dei funzionari, e le funzioni gestionali sono invece di competenza diretta del funzionario. Questa è la ragione per cui, per esempio, si dice se c'è sempre una buona regola, ad esempio, che nelle selezioni nei concorsi, nelle selezioni di personale, piuttosto che nell'affidamento di contratti, che sono una tipica funzione gestionale, la competenza tendenzialmente è dell'organo tecnico e non della politica. Questo dico tendenzialmente perché in realtà nel nostro contesto ci sono delle deroghe anche importanti. Perché? Perché in realtà solo i comuni con più di 10.000 abitanti possono avere i veri e propri dirigenti. Sotto i 10.000 abitanti le funzioni gestionali di regola sono in capo al segretario comunale, tutte, che però voi sapete ovviamente anche il segretario comunale essere talvolta neanche sempre presente all'interno dei comuni, perché spesso in gestione associata ci sono comuni che il segretario comunale lo vedono magari 6 ore in settimana. E comunque in tutti i comuni dove non è prevista la presenza delle figure dirigenziali,
queste possono essere attribuite anche a dipendenti con qualifiche funzionali non inferiore alla sesta, che sono i cosiddetti, sono dai C-base in su, per capirsi, se avete un po' di dimestichezza con le classificazioni del personale, che sono le persone che svolgono funzioni per il cui accesso è necessario un diploma di scuola superiore, per capirsi, sesto livello, e nei comuni privi di figure dirigenziali, oltre al segretario, addirittura lo statuto può prevedere che le funzioni tecnico-gestionali siano attribuite alla giunta o anche al sindaco o a singoli assessori, per cui può esistere in comuni sotto i 10.000 abitanti che l'assessore al bilancio materialmente si metta anche lì a fare mandati reversali. È una possibilità che esiste nell'ordinamento, che nei comuni della provincia di Bolzano è usata anche in maniera abbastanza frequente. Ci sono delle esperienze anche nel nostro contesto che spesso sono legate a situazioni anche di difficoltà proprio negli organici comunali, e sono delle situazioni però che va tenuto presente che appunto sono in deroga rispetto ad un principio generale che sarebbe quello della separazione delle funzioni.